chiamo a Mestre, Teatro Toniolo, per l'incontro del Comitato Unitario delle Professioni con il Ministro Calderone, il Ministro Marina Calderone, che è il Ministro del Lavoro, alla quale presenteremo come professioni le nostre istanze, le nostre osservazioni su alcuni temi di rilievo per le professioni, per quanto ci riguarda, per il mondo degli ingegneri e dei professionisti tecnici, direi. In particolare il codice dei contratti nuovo che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci sono alcuni dubbi sulla data di entrata in vigore, ma ci sono alcuni temi sui quali noi desideriamo porre l'accento affinché prima della pubblicazione venga modificato. In particolare il tema più consistente probabilmente è quello degli appalti con importo a base d'asta pari a zero, cioè i famosi incarichi gratuiti che abbiamo combattuto più volte anche in passato con i nuovi codici dei contratti che si sono via via succeduti nel tempo, e però stavolta è ricomparso nuovamente incarichi gratuiti ai quali naturalmente noi come professionisti siamo assolutamente contrari. La rete delle professioni tecniche ha presentato le proprie osservazioni al governo e alle commissioni parlamentari, Camera e Senato, dovrebbero essere state recepite e vediamo in che modo. Chiaro che presentare queste osservazioni dal vivo al Ministro Calderone è importante. Passo la parola a Paolo Gasparetto, che è il Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Prego Paolo. Buongiorno, il Mariano Carraro ha ben anticipato qual è il tema di oggi e il tema del codice dei contratti. Io vorrei aggiungere che la centralità del progetto è un altro elemento estremamente critico che non è stato adeguatamente preso in carico dal nuovo codice dei contratti. Essere protagonisti e quindi la città del progetto, essere protagonisti come progettisti in tutte le nostre forme è fondamentale, quindi le nostre competenze, la nostra formazione deve essere sempre rivolta a un miglioramento continuo della nostra professione. La nostra professione che non può più essere il singolo professionista, ma deve essere una pluralità di discipline, e per poter affrontare sia la grande complessità dei vari progetti che vengono proposti oggi, la dimensione dei progetti come vengono proposti dalla comunità europea, e per la sicurezza di arrivare in fondo con un progetto realizzabile e ben fatto. Questi sono gli elementi che noi riteniamo importanti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, saluti.